Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui con Halo The Master Chief Collection e si riprende esattamente da dove avevamo lasciato. Cioè, qualcuno che spara, che è morto. Ok. Siamo dentro. Ci prendiamo questo oggettino, che non fa mai male. Qua, se vi ricordate, ci avevamo dato dentro. Sì, signori. Ah, di qua, ok. Mi stavo perdendo. Aspetta, allora. Prendiamo questo. Prendiamo questo e andiamo. Pieno di gente, ovviamente. Ma noi ci apriamo la strada in maniera molto semplice. Abbiamo dei personaggi scomodi. Altra gente in arrivo. Eh sì. Fanculo. E via su per le scale. Cambio posizione. Ok. A posto. A posto, sì, controllino veloce. Spero che vi stia piacendo questo gameplay, ragazzi. A me piace molto, veramente. Non c'è neanche da commentare la cosa. Tanti DMR. Facciamo così. Ok. Lì prendiamo la nostra torretta, che questi 68 colpi non vorrei perderli. Per ora sembra tutto libero. Beh, era messa un po' meglio l'ultima volta. Dove andiamo, capo? Una tragedia. Procedere alle coordinate prestabilite. Ripetere. Ne so quanto te, Noble Four. Aia. Coordinate vicine, comandante. Ci siamo. Saliamo e poi a destra. Aia. Invisibili. Facciamoli a pezzi. Più possibile. Merda, figlio di puttana. Dobbiamo buttare giù quello. Sappiamo che poverini non sono cattivi, ma gli mettono lo scudo in più. E questa cosa non ci piace. Fine dello scudo in più, pezzo di merda. Ok. Quello però un po' cattivo. Bello, lol. Andato. Ottimo lavoro. Questo lato è libero. Andiamo in pompa per sicurezza. Siamo quasi arrivati. Ah, qua abbiamo della vita, ottimo. Dentro. Ecco, qui dentro. Ok. Tutto libero. Via. Sembra che siano stati accerchiati. O è stata una difesa a oltranza? Credo la prima. Non c'è niente da proteggere. E niente strutture portanti. Signore, se dobbiamo far saltare questo posto, non siamo nel punto giusto. Dot, controlla il vettore. Vettore confermato, comandante. Ci troviamo nel punto indicato dall'ONI. Spiacente. Coordinate modificate. Conferma. Modificate? Da parte di un'IA sconosciuta.
Aia. Con permessi molto superiori ai miei. Beh, indica 1,5 km a est e 600 metri sottoterra. Ho dimenticato la pala, comandante. Signore, io dico di proseguire senza gli A di supporto. Le coordinate sono un buco nell'acqua e più le seguiamo. Aia. Che cos'è, Dot? La nostra nuova rotta, comandante. Bene, siamo arrivati fin qui. Attenzione. Passaggi segreti. IA sconosciuta con permessi più in alto. Emile sempre col fucile a pompa. Classico. Aia. Oni. La tua nuova amica IA dice qualcos'altro, Dot? Dot? Lei ti sta aspettando. Perfetto. Mi scuso per le insolite misure di sicurezza, ma la posta in gioco lo richiede. Dottoressa Alzi. I rapporti perdite la indicavano. Già, come dire, le notizie sulla mia morte erano frutto di esagerazioni. Vorrei poter affermare lo stesso di tutta la squadra Nobel. Come tutti, signora. Vi farà piacere sapere che il modulo recuperato a Visegrad da Nobel 2 custodiva davvero ciò che il mio scienziato aveva anticipato. Una scoperta fondamentale che ha finalmente rivelato i segreti celati in questi scavi. Non sono sicuro di capire. I vostri ordini erano un pretesto per portarvi da me e ora sono stati archiviati. Squadra Nobel, siete qui per portare al sicuro questi dati di importanza vitale. Dottoressa, abbiamo l'ordine di distruggere tutti i materiali. Se ne occuperanno altri. Devo ottenere conferma dal comando per le nuove direttive. Il colonnello verrà informato. Ora voi servite l'ONI. Ecco, molto schietta come al solito. Non sta a perdere tempo. Questo è un artefatto alieno, non è né di origine Covenant né umana. Così avanzato da risultare incomprensibile, ma grazie al lavoro di Nobel 2 è stato quasi completamente decifrato. Qualsiasi cosa facciamo qui, meglio sbrigarci. Prepari i suoi dati, signora, stiamo arrivando. Il processo di decrittazione è ancora in atto. Forse non capisce, non abbiamo più tempo. Se non sarà trasportabile quando arriviamo, verrà seppellito. Seppellitelo e direte addio all'ultima speranza dell'umanità. Comandante, si chiedeva per cosa sono morti i suoi Spartan. Sono morti per questo. La prego, datemi più tempo possibile. E diamoglielo. Il laboratorio di Alzi, troviamolo. Comandante. Vedo delle torrette già in assetto difensivo. L'ONI si aspettava compagnia. E li hanno accontentati. Dottoressa, ostili in arrivo. Ecco. Spartan, i Covenant non devono accedere al mio laboratorio. Ricevuto. Diamo alla dottoressa il tempo che chiede. Squadra Nobel, arrivano. Abbiamo 4 torrette per supportarvi durante la difesa del Eccole. Laboratorio. Riattivatele subito. Sì, dammi. Quando le torrette subiranno troppi danni, si spegneranno per ricaricarsi. Sì. Dovrete riattivarle quando torneranno disponibili. Nobel 6, attiva le torrette per stabilire un perimetro. Muoviamoci rapidi. I Covenant sono già qui. Dobbiamo fare più veloce. Più due. E la Peppa. Granata. Forza, 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 forza. Stanno atterrando dall'altro lato del ponte. Stai calmo. Dov'è l'ultima torretta? Passiamo di qua. Ok. Mi serve tempo, qualunque cosa serva, fatela. Ok. Le torrette sono attive. Dobbiamo difendere la posizione. Stanno atterrando tipo da ovunque. Eccoci qua. Siamo al sicuro. Cosa abbiamo? Un laser Spartan. Un laser Spartan è di tutto, direi.
questo e direi di starcene in movimento. Vedo dei bersagli. Bersagli. Merda. Granata. Ok. Andati. Ok. Ok. Lato sinistro. Ok. Ok. Cecchinaggio. Prima ondata direi respinta più o meno. Laggiù c'è un altro mondo. Attenzione al Rai! C'è un raid. Come cazzo c'è un raid? Fermi. Allora, passiamo alle armi pesanti per ora. Porca puttana, anche perché ci spara addosso. Laser Spartan, corsa e vaffanculo. Torretta offline. Dove cazzo è il raid? Giù in fondo. Culo. Ok. Prendiamo un altro po' di munizioni prima di andare, poi prendiamo il Mongoose. Non ce ne sono più. Benissimo. Mongoose, andiamo. Dove sta sparando quel figlio di puttana? Voglio la torretta online adesso. Dov'è il raid, bastardo? Secondo me è qua. Eccolo lì. Massima potenza. Andato. Un right in meno. Muoviamoci di qua. Altri Covenant. Ok. Sono io. Oh, grazie. Muoviamoci. Stai fermo con quella granata. Ecco, e me l'ha attaccata a me. Non ci posso credere, mai visto una cosa del genere. Cioè, questa era nuova. Ah, ecco, siamo qua. Abbiamo un altro brute qui. Piano. Giù uno. Crepa. 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 Tenete duro, Spartan. Ci sono quasi. Ok, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Forse. Ok. A posto. Abbiamo dei lanciarazzi. Abbiamo dei Banshee. Un Phantom. Vogliono colpirci sul fianco. Mancatissimo. Forse possiamo prendere un Banshee e contrattaccare. Ottimo. Ottima idea. Direi ottima idea. Mi porto dietro. Allora, prendiamo il jetpack. Prendiamo munizioni per il coso. Però voglio anche un'arma fisica, possibilmente. Io voglio questo. Ok. E voglio questo magari per sicurezza. Allora, acchiappiamoci sto Banshee se riusciamo. Lagga parecchio. Perché così si è incastrato il video e arriva un altro attacco sicuro. Altri Covenant in arrivo. Tieniti pronto, Six. Sono già pronto. Questo li facciamo fare un voletto un po' dall'alto. Continuiamo a sparare sul nostro caro amico. Phantom. È arrivato di tutto, volevo fare fuori sto bastardo. Sto provando, credetemi. Non ti lascio andare via, Belin. Te lo giuro che non te ne vai. Veloce! Culo. Niente, facciamo a pezzi chi è qua.
mia, ci ha mancato per un pelo, ragazzi. Colpito alle spalle. Vai a farti fottere. Ok, fuori il right. Merda. Tira volta. Mettiamo un paio di colpi. Porca puttana. Bel lavoro, Sparta. Apro la porta del laboratorio. Se questo muore, magari. È andato. Altro right. Facciamolo a pezzi. La porta è aperta, Noble Six. Al laboratorio. È già morto? Salito sul coso. Mancato. Ok. Wow. Guarda, mi scasso anch'io, ma ti faccio fuori. Ok. La situazione mi sembra tranquilla. Al laboratorio di Alex. Sto arrivando. Calmi, ragazzi, su. Forza. Allora, abbiamo il jetpack. Ho preso, non so se ve l'avevo detto. Ci siamo presi tutte le munizioni del lanciagranate. Prendiamoci tutte le munizioni possibili di tutto. Ta 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 ta. Ok. Ora entriamo nel laboratorio. Però prima facciamo il primo controllino. Ovviamente. Oh cazzo, non vedo un cazzo. Siamo a 3 minuti e 18. Tutto a posto. Vi tengo aggiornati anche su come va proprio il... come si dice? Il dietro le quinte. Cos'è questa roba? Conoscenza, l'eredità di un'antica civiltà. Questa IA ne è il custode e vi ha prescelti come suoi messaggeri. Prescelti? Da un computer? Da questa intelligenza artificiale, sì. Il suo giudizio ha un valore pari al mio, se non di più. Dovrete portarla al cantiere aerospaziale CST di Asgard. Lì troverete un incrociatore di classe Halcyon pronto al decollo. Capisco. Davvero? La razza umana è sconfitta. Quando Reach cadrà, perché cadrà, la nostra fine sarà certa. A meno che non riusciamo a ricavare una qualche difesa dall'artefatto e capovolgere le sorti del gioco, come l'invenzione del proiettile nel XIX secolo o il viaggio a velocità luce nel XXIII. Se non ci riuscissimo? Una domanda appropriata se avessimo altre opzioni, ma non è così. Lo prenda, tenente. Lei ha fatto la sua scelta. L'ha preso? Sì. Pronunci le parole. L'ho preso. E ha scelto uno a caso, mi sembra. Dottoressa Alsi, Nobel 3 la scorterà alla base Keston. Non è necessario, comandante. Jun, accertati che niente finisca in mani nemiche. Farò tutto il necessario. Buona fortuna. Anche a te, fuciliere. Serve una rotta, Dot. 3 chilometri a nord, poi gira a destra verso 050.
Che ci porta, eh? Al cantiere aerospaziale di Azot, l'unico punto di estrazione extraplanetario del continente. Attacchi aerei su scala ridotta hanno decimato vari convogli. Anche un'armata di incrociatori Covenant è diretta lì. L'incrociatore CSTP della Photon attende il nostro arrivo. Le missioni semplici non fanno per la squadra Nobel. No. Ma soprattutto avete sentito Pilar Votu. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, probabilmente unirò sto video all'altro e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!